Ciao a tutti, oggi preparo con voi pasta, salmone, olive nere e pomodorini gialli. Per prima cosa frulliamo i pomodorini gialli, poi tagliamo a pezzetti piccoli il salmone. A questo punto ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio diviso a metà e lo facciamo dorare. Quando l'aglio sarà leggermente dorato, mettiamo il salmone. Togliamo gli spicchietti d'aglio, altrimenti si bruciano. E lasciamo a fiamma alta per 2 minuti. Passati poco meno di 2 minuti, sfumiamo con il vino bianco e facciamo evaporare lasciando a fiamma alta. Torna circa 1 minuto e mezzo. Quando il vino sarà evaporato, togliamo il salmone, facendolo sgocciolare, e nel fondo di cottura del salmone mettiamo qualche cappero, 2 acciughe sott'olio, schiacciamo un po' per far sciogliere i capperi e le acciughe, abbasso un po' la fiamma. Ora mettiamo le olive, la salsina di pomodorini gialli, non mettiamo sale per il momento, e facciamo cuocere a fiamma media per 10 minuti. Nel frattempo il salmone lo teniamo in un piatto coperto con la pellicola in maniera tale che resta umido e morbido. Ora, visto che l'acqua bolle, mettiamo la pasta, saliamo l'acqua, avevo dimenticato di farlo, e la facciamo cuocere. La pasta è quasi al dente, io ora la vado a scolare, ma prima metto un mestolo di acqua di cottura della pasta in padella, metto la pasta, e mescolando o facendola saltare, la facciamo insaporire bene ed asciugare un po'. Perfetto. Adesso aggiungiamo il salmone, mescoliamo un po', ok, aggiungiamo il peperoncino, un po' di prezzemolo e mescoliamo ancora. Eccoci qui, spegniamo la fiamma, un goccio d'olio. Ed ecco la mia pasta, ora come al solito assaggio con voi, prendo prima un'oliva direttamente da qua. Favolosa, fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e soprattutto se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale, oppure se siete su Facebook cliccate qui su per seguirmi tutti i giorni cliccando segui e la campanella. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!